Su tutti i miei social, ma anche sotto i miei video, in tantissimi mi scrivete le seguenti cose: Kun, porta altre serie. Kun, porta altri giochi. Kun, ma un Road to Glory? Kun, ma Ultimate Team? Sono sempre le solite domande che mi appaiono sotto i video e sui social. Quindi, dato che non so se ne siete accorti, ma da un paio di giorni sto portando 2 video al giorno, anche se oggi questo video uscirà un po' più tardi rispetto ai soliti. Non è vero, perché di solito escono, il secondo video esce più o meno sempre verso le 8. E nel frattempo parlarvi del nuovo Road to Glory, perché non voglio fare il solito Road to Glory che fanno tutti, si parte dal basso e boom, punto e basta. Ma per chi mi segue da un tempo sa che mi sono sempre inventato delle cose per rendere la serie un po' più interessante. Mi ricordo ancora quello del lancio dei dadi, non so in quanti di voi erano iscritti al mio canale all'epoca, ma erano delle serie che prendevano tanto. Io ho davvero voglia di fare un Road to Glory, connessione permettendo, ho voglia di fare un altro Road to Glory, ma voglio di farlo con delle regole, quindi farlo insieme a voi, cambiando un po' comunque le solite cose che si vedono in giro. Adesso quindi cosa andremo a fare in questo breve video, perché ci sarà una partita su Ultimate Team e nel frattempo voglio pensare insieme a voi a cosa poter fare, perché farlo come quello dell'anno scorso non mi va, perché l'ho già fatto. Non avevo neanche la connessione lo scorso anno, dato che ero nel mezzo del trasloco, nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai senza connessione oscura. Comunque raga, bando alle ciance, cominciamo immediatamente. Io vi ringrazio per aver visto anche questo video e noi ci vediamo al prossimo video. E proprio questo è il momento di andare su Ultimate Team. Eccoci qua raga, io quest'anno non ho proprio giocato l'Ultimate Team. Ho fatto questa formazione con i pochi crediti che avevo. Ho Donnarumma, a sinistra Evra, poi centrale Koulibaly e Astori, a destra De Silvestri, mediano Kuzka che è tipo una belva, a destra Kayehon, a sinistra El Shaarawy, il faraone, l'egiziano El Shaarawy, trequartista Mati Fernandes, e davanti la coppia Mauro Icardi e Muriel. Mauro Icardi costa veramente un cazzo ed è veramente forte, quindi ve lo straconsiglio. Allora, io in questo video vi andrò a chiedere dei consigli. Faremo una partita insieme, ovviamente stando a non fare una figura di merda. Non era un terremoto quello. Voglio chiedervi dei consigli per quanto riguarda la serie. Che tipo di Road to Glory vorreste vedere? Quindi scrivetemi magari dei regolamenti, degli obiettivi. Scrivetemi davvero in un bel commento da tutto ciò che vi piacerebbe vedere in un prossimo Road to Glory che faremo sul canale. Vi dico già adesso che sono povero, non ho crediti, quindi non immaginate che io posso prendere un giocatore da 200.000 crediti e farci la squadra intorno, quindi quello c'è da abolirlo. Però con questi crediti, o questi più un altro 10.000 crediti più o meno, con questi dovremmo riuscire a metter giù una piccola formazione. Però magari possiamo partire anche da tutti bronzo. Comunque, non lo so. Fate voi, scrivetemi qui sotto davvero tutti i vostri consigli per una prossima serie. E vi chiedo, ovviamente, se vi va, di rispondere allo Strawpoll, perché non soltanto dovete commentare dandomi tutti i consigli possibili e immaginabili, ma dovete rispondere allo Strawpoll, dove vi chiederò: lo volete sto minchia in Road to Glory? Sì o no? A me va di farlo, per avere la possibilità comunque di confrontarmi con altri giocatori online, anche se tipo strabuggato come ogni anno Ultimate Team. Però ho voglia di sclerare un po' insieme a voi, quindi vi chiedo ancora di lasciare un bel commento prima di andarsi a giocare la nostra partita. Non so, dipende come andrà a finire questa partita. Comunque andiamo a cercarci un avversario per farci questa partitella del sabato sera, possiamo chiamarla così. Allora, il nostro attacco fa cagare rispetto al suo, latenza va più che bene, speriamo. Allora, le maglie prenderei questa contro la maglia del PSG. Andiamo a giocare la prima partita che vedete qua sul canale su Ultimate Team. Per fortuna non ha intesa, per fortuna. Quindi vediamo di giocarcela alla pari, vediamo di batterlo, perché voglio cominciarlo al meglio questo Ultimate Team 2017. Eccoci qua, siamo in campo per la prima partita ufficiale di Ultimate Team qui sul canale. Speriamo di fare una bella figura. No, ti prego, già lagga. E ha cominciato da tipo 3 secondi la partita e già mi stanno girando le palle. Tita, Kayon, mamma mia come lagga, che schifo la vita. Mati Fernandes, mamma mia se n'è andato, Mati Fernandes, la magia. Lanca vaffanculo. Ma dai, lag del cazzo. Ma perché a lui non lagga quando attacca? Adesso parla io, guardate. Mati Fernandes, Kayon. Ah, forse si è sbloccato Muriel. Mati, è passato Mati, è passato. Ma vaffanmucca. Kayon, la palla per Icardi. Adesso Kayon, possiamo andare in contropiede. Kayon, uno contro uno. Kayon, gol della merda. È il lag, è colpa del lag, altrimenti segniamo normalmente.
1-0, Maurito Icardi. Proviamo ad uscire da questa situazione pericolosa. Kučka, il lancio con l'esterno per Maurito Icardi. Maurito, ma dove minchia? Bravo Maurito, bravissimo. Proprio bandanara. Maurito Icardi salta l'avversario, ancora Icardi, li passa tutti, Icardi! Che fenomeno! Ve lo straconsiglio, raga, Icardi. Ve lo straconsiglio. 2-0. Calcio d'angolo, Evra la mette dentro e Sciara. Ui, Muriel, passa dall'altra parte. Guarda che schifo. Vi odio, il destro di... È impossibile giocare così. Primo tempo andato, 2-0. Muriel, calcio di rigore e penso anche espulsione. No, soltanto giallo. Non avevo la palla io, giustamente. Bartra ammonito, calcio di rigore. Ancora Icardi. Ce l'ha andare Icardi. Ma con lag, come cazzo si battono i rigori? Maurito, Icardi, col destro, boom, cazzo, dove l'ho messa con Maurito? 3-0, tutto semplice, calma, comunque non era importante giocarla sta partita, me ne andavo soltanto a fare una partita all'Ultimate Team, dato che non ci giocavano un po' e facevo bene, c'era un motivo se non gioco all'Ultimate Team, odio giocare in questo modo. Van Persie la mette dentro. Uno dovevo pur prendere, la traizione. Difesa faccio cagare sia Ultimate Team che carriera, cioè è una cosa normale per me. 3-1 la rete di Gignac, di testa, così. La riapre. Ovviamente mentre attaccava lui il lag non esisteva. Occhio qua, fregati tutti. Mattias, ma che minchia di piedi. Astori la mette dentro. Non è entrata. E il Sharawi su Italo. E il Sharawi, uno contro uno, il Sharawi, la finta rientra il Sharawi. Si ferma poi El Shaarawy, prova a girarsi, scarica dietro, non sa chi darla, scarica per Kučka, la bordata di Kučka, mamma mia, fucilata, volevo il gol da fuori di Kučka perché ha davvero un fucile a canne mozze al posto dei piedi, rivediamo qua, guardate come è partito il tiro, sbam, il portiere non l'ha nemmeno vista, o almeno ha provato a vederla, prima fra il 5-1, Fernandes dentro per Icardi, vai Maurito per il 4-1, per il 5-1, Icardi, dai, cazzo, questo lag, 5-1, basta così, il nostro avversario non quit, finisce qua la gara, 5-1, va benissimo così, l'arbitro più basso della storia del calcio. Per Icardi 4 tiri, 4 gol e 4 lag. Ah no, il lag non c'entra. Raga, per chi si chiedesse, Kulma, guarda la tua connessione. Ho tipo 4 di ping, se non sbaglio. Quindi non c'entra tanto la mia connessione, ma proprio il gioco che a volte va male. Che ha 1500 crediti, pazzesco. Niente, raga, l'episodio per me può finire qua. Era un video comunque di consiglio, più che altro. Perché ho bisogno di voi, ho bisogno dei vostri consigli per fare questo Road to Glory. Fatemi sapere se lo volete, ovviamente. Io vi auguro una buona serata, vi chiedo di lasciare un bel pollice in su, se arriviamo a 1000 mi piace almeno riesco a capire se portare avanti Ultimate Team sarebbe una buona cosa per il canale, quindi fatemelo sapere perché a me comunque piace, però dà fastidio per certe cose questo tipo di gioco, questa modalità di gioco di FIFA, quindi se dovessi riuscire a giocare bene, senza lag eccetera, potrei... Ma vaffanculo! Questo vi stavo dicendo. Comunque raga, inondate di commenti questo video. Mi farà davvero tantissimo piacere leggere tutti i vostri commenti, miei consigli. Adesso è tutto, in descrizione troverete tutti i miei social, quindi seguitemi se l'avete ancora fatto. Vi auguro un buon sabato sera a tutti. Ci vediamo domani con un prossimo video, perché anche se domenica penso che un video almeno uscirà. Adesso è tutto, non dimenticate di condividere il video, iscrivervi al canale, mandare un abbraccione. Almeno ci vediamo domani con un prossimo video.